qua tornata con un nuovo video. Oggi un video inerente, come potete vedere dalla mia tenuta, ancora alle colorazioni per i capelli. Stavolta vi faccio un video che è stato iper richiesto e sono contentissima di farvelo, perché io è da un po' che mi sono avvicinata al mondo del nè e quindi non vedevo l'ora di farvi scoprire anche voi questo fantastico e meraviglioso mondo di tinte, appunto, e colorazioni naturali. Lo sappiamo tutti, adesso siamo in quarantena, purtroppo non possiamo avvalerci dell'ausilio e della professionalità dei nostri parrucchieri, quindi dobbiamo arrangiarci come possiamo, ovviamente, per colorarci i capelli e soprattutto per contrastare i malefici capelli bianchi, che sapete è una delle mie lotte praticamente da quando mi sono spuntati a 21 anni. E quindi ho deciso oggi che volevo mostrarvi un'alternativa a quelle che possono essere le tinte che comunque possiamo reperire nei supermercati, che sono sicuramente delle valide alternative alle tinte chimiche che ci vengono proposte dai parrucchieri, ma che purtroppo a volte possono andare a rovinare i nostri capelli, e soprattutto se non siamo in grado di scegliere il colore esatto possiamo andare veramente a creare dei disastri madornali. Ovviamente, ragazzi, io vi ricordo che queste colorazioni, la colorazione dell'henné, è una colorazione che vira al rosso e al marrone, quindi se siete bionde ovviamente colorandovi con l'henné potrete risultare rosse, ma è una tinta, sono tinte colorazioni naturali che vanno a scurire il capello, non lo vanno mai a schiarire. Data questa doverosa premessa, ragazzi, andiamo al centro focale. Che cos'è l'henné? L'henné è semplicemente un arbusto spinoso le cui foglie e i cui rametti vengono essiccate al sole e poi vengono tritate fino a creare una polverina giallo-verdastra che, unita dell'acqua tiepida, va a creare un composto che ha un effetto colorante, che rilascia un pigmento che è praticamente un pigmento rossastro. Viene usata tantissimo in India e serve sia a colorare tessuti piuttosto che a creare veri e propri tatuaggi temporanei, che appunto ad andare a colorare i capelli. In India viene usata veramente veramente tanto dalle donne indiane, perché permette anche di ristrutturare il capello, di andare a fortificarlo. Ha veramente delle azioni meravigliose l'henné, che si uniscono appunto alla copertura dei capelli bianchi. Ovviamente, ragazzi, come vi ho già ripetuto all'inizio, l'henné va a scurire, ma va a scurire con una colorazione rossastra. Quindi, se non volete avere una capigliatura rossiccia e volete andare a smorzare appunto questo rosso, possiamo unire e mescolare insieme all'henné il classico henné, che è la zonia, che può essere anch'esso in due versioni, una calda e una più fredda. Possiamo andare ad aggiungere a questa polvere altre due polveri. O il katam, che è una polvere che permette di ottenere una colorazione tenente al prugna, tenente al mogano, quindi calda, oppure l'indaco. E questa invece è un'altra polvere che però avvicina di più la colorazione finale al nero e con un sottotono freddo, quindi a un nero con dei riflessi blu, comunque una colorazione maggiormente fredda e maggiormente scura. Quindi sta a voi, in base a quale colorazione volete che sia la vostra colorazione finale, quindi se volete un castano più caldo, più cioccolatoso, aggiungere il katam, oppure se volete invece un castano più freddo e che si avvicini maggiormente al nero, aggiungere poi l'indaco. Ovviamente in base al quantitativo e al rapporto fra queste tre polveri otterrete dei risultati diversi. Quindi il mio consiglio è quello di provare, riprovare per trovare poi la combinazione perfetta fra le polveri, per andare a creare il vostro henné perfetto, la vostra miscela perfetta di queste polveri. Altra cosa che io adoro utilizzare all'interno del mio composto finale è il mallo di noce, che è appunto il guscio della noce, anche questo essiccato e tritato fino ad ottenere questa polverina, che non ha di per sé delle vere e proprie proprietà tintorie, ma permette di ottenere sulla propria capigliatura dei riflessi anch'essi bruni, anch'essi caldi, che vanno a creare un pochino quel cioccolato che a me piace tantissimo, quella colorazione cioccolato che io amo molto su di me.
E la cosa fantastica è che oltre a dare questi riflessi ha anche un sacco di proprietà, tra cui illuminanti, rinforzanti. Adesso ragazzi passiamo all'occorrente, ossia alle cose che ci servono per realizzare la nostra tintura fai da te a base vegetale, a base di erbe tintorie. Allora, la prima cosa ovviamente sono l'henné, ed è l'henné e in questo caso è l'eusonia. Quindi anche la tipologia di henné che andrete a scegliere andrà ad influire tantissimo sulla resa finale del vostro colore. Io in particolare mi sto trovando bene con questa marca che è Jamila. E in realtà io addirittura ho preso una tipologia di henné che è destinata all'utilizzo sul corpo, quindi per i tatuaggi, ma sinceramente la trovo molto più efficace rispetto alla stessa tipologia dello stesso marchio che appunto produce la versione per i capelli. Quella per il corpo io la trovo molto molto più efficace, molto molto più resistente, quindi mi piace di più. L'altra cosa di cui avrete bisogno ovviamente è il katam, che come vi dicevo prima è un'erba che permette di colorare anche sui capelli, ma di andare a smorzare il rosso e di virare più su un color prugna o comunque su un color mogano, che a me piace particolarmente. E come vi dicevo per ultimo il nostro amato mallo di noce. Poi altra cosa che vi servirà ovviamente è una bilancina di precisione, e questo vi permetterà appunto di andare a pesare il quantitativo esatto per i vostri capelli. Tenete conto che io ho capelli molto lunghi e soprattutto ne ho un'infinità, ne ho veramente veramente tanti, e io utilizzo all'incirca 150 grammi di polveri mescolate tra di loro, quindi 90% di lausonia, un 45% di katam e un 15% di mallo di noce. Questo perché il mallo di noce, non avendo delle grandi proprietà tintorie, serve solamente a rinforzare i miei capelli, a donare qualche riflesso, quindi ne metto veramente un quantitativo minimo, perché dovete ricordarvi che la cosa che veramente più in assoluto, anzi l'unica cosa che in assoluto vi colorerà i capelli, sarà il lausonia. Quindi dovete fare il calcolo delle vostre polveri tenendo conto che se avete tantissimi capelli bianchi dovete mettere tanto tanto lausonia e in minor quantità le altre due polveri riflessanti. Altra cosa che ci servirà è una ciotolina. Io prendo sempre una ciotolina di vetro, ma potete utilizzare anche una ciotolina di ceramica. L'importante è che non sia mai di plastica, questo è fondamentale. Poi utilizzo io di solito questo pennellino, che è un pennellino che potete trovare dappertutto per andare appunto a colorare i miei capelli e distribuire bene l'henné. Poi utilizzo questa spatolina che ha il beccuccio in ceramica e mi permette appunto di andare a mescolare insieme le tre polveri con l'acqua. Ci servirà dell'acqua tiepida, fondamentale una maglietta che non utilizzate mai perché ci andremo a sporcare tantissimo, altro consiglio, una pellicola alimentare per andare ad avvolgere i capelli alla fine, un paio di guanti usa e getta e per ultimo una cuffia o un berrettino, l'importante è che sia o in lana o comunque di un materiale che vada a scaldare la cute, perché maggiore sarà l'umidità all'interno della cute e il calore, e ovviamente maggiore sarà il rilascio della colorazione stessa. Bene ragazzi, io direi che posso iniziare a mostrarvi come andare a preparare l'henné, quindi andiamo insieme a vedere la preparazione di questa fantastica tinta per i capelli a base naturale. Partiamo! Come primo step ragazzi andiamo ad indossare i nostri guanti per non sporcarci. Poi andiamo a prendere la nostra ciotolina, andiamo a pesare le tre erbe tintorie. Quando abbiamo ottenuto il composto desiderato andiamo a metterlo all'interno della nostra bowl, così, stando attento a liberare il meno possibile le polveri. Nel frattempo scaldiamo leggermente dell'acqua fino a farla diventare tiepida. Mi raccomando ragazzi, tiepida, non calda, è molto importante che non sia bollente o calda, deve essere solamente tiepida. E a questo punto andiamo ad aggiungere piano piano l'acqua fino ad ottenere una cremina simile allo yogurt greco. Quando ragazzi
ragazzi, avete ottenuto un composto simile a questo, a questa pastella, come vedete molto liscia, molto morbida, appunto che ricorda uno yogurt greco, la vostra pastella di Enè è pronta. A questo punto potete decidere se applicarla subito o lasciarla ossidare una mezz'oretta. Io di solito la lascio ossidare qua coperta con una pellicola, poi la vado a riprendere e me la vado ad applicare. Per l'applicazione, ragazzi, io vi consiglio la vostra applicazione standard, appunto come applicate qualsiasi altra tinta, quindi prima le radici e poi ovviamente le lunghezze. Io utilizzo quella anche per l'Enè, quindi fate come preferite, come vi trovate meglio. Io solitamente suddivido le ciocche con il pennellino, vado ad applicarla alle radici e poi vado a terminare il tutto con le mani, perché essendo una pastella abbastanza solida è molto molto più comodo applicarla con le mani che con il pennellino, appunto sulle lunghezze. Ma questo è come l'applico io, ragazzi, voi potete decidere perfettamente di scegliere il metodo con cui vi sentite più a vostro agio. Ragazzi, vi ricordo che vi sporcherete tantissimo, quindi armatevi anche di un asciugamanino da mettere sotto dove andrete appunto ad applicare l'Enè, perché sicuramente ci sporcheremo oggi, quindi non ce n'è. E come vedete vado ad applicare l'Enè prima alle radici e poi ovviamente alle punte e su tutta la lunghezza. Quindi con il pennellino lo vado a stendere così. Tutta la cute, posso passare a colorare le lunghezze e qui vado direttamente con le mani e vado ad applicarlo proprio così, massaggiandolo bene, facendolo penetrare molto molto bene dentro i capelli. Con il restante Enè che ci è rimasto nella ciotola andiamo proprio a massaggiare bene tutta la cute, tutte le lunghezze. In questo modo andremo a far aderire perfettamente il nostro Enè ai capelli. Andiamo a prendere la nostra pellicola e andiamo a incelofanarci per bene in modo tale da ricoprire tutta la superficie dei nostri capelli, così. Io faccio sempre doppio strato per essere sicura, ecco qua. E a questo punto andiamo a fare l'ultimo passaggio, ossia andiamo a mettere il nostro berrettino, il nostro turbante. Il mio, ragazzi, è in microfibra, ma se voi riuscite a reperire o avete un turbante in lana o comunque un berrettino tipo anche di quelli invernali in lana, ancora meglio, perché, ragazzi, terrà ancora di più al caldo la vostra cute, la vostra testa, e quindi il calore rilasciato sarà ovviamente molto molto di più. Quindi vado a fare il mio turbante, eccoci qua. E io, ragazzi, sono pronta. Bene, ragazzi, quindi noi abbiamo terminato l'applicazione. A questo punto non rimane che attendere. L'attesa, ragazzi, non è poca, perché va dalle 3 alle 4 alle 6 alle 9 ore, addirittura potete dormire anche sopra appunto al vostro Enè, dormire con il vostro Enè addosso.
Ovviamente più sarà prolungata il tempo di posa, maggiore sarà il rilascio appunto della tinta colorante, quindi sicuramente la copertura dei capelli bianchi sarà assicurata. Ovviamente minore il tempo di posa, minore sarà l'effetto rilasciato dal colore, quindi insomma valutate voi a seconda anche del tempo che avete, ma come vi dicevo io vi sto consigliando di fare l'ennea a casa proprio perché adesso abbiamo tantissimo tempo e quindi possiamo stare in casa e tenerlo addosso tranquillamente. Io di solito, ragazzi, faccio dalle 4 alle 6 ore massimo, anche perché comunque l'ennea va un pochino a seccare la cute, appunto perché va ad assorbire l'eccesso di sebo che avete sulla vostra cute. Bene ragazzi, io direi che quindi adesso aspetto le mie 4-6 ore. Ovviamente non vi posso fare questo video alle 9-10 di sera, farvi vedere il risultato alle 9-10 di sera, perché ovviamente una volta che saranno passate queste ore dovremo andare a sciacquare completamente l'ennè, che andrete a vedere andrà a seccarsi moltissimo, quindi diventerà quasi un terriccio. Il mio consiglio è quello di non utilizzare assolutamente nessun tipo di shampoo per sciacquarlo o nessun tipo di balsamo. Se proprio vedete, ragazzi, che fate estremamente fatica a rimuovere l'ennè, il mio consiglio è di utilizzare proprio una noce pochissima ma pochissimo shampoo o balsamo diluito però con l'acqua. Io direi che per oggi è tutto, ragazzi, noi ci vediamo domani con il risultato finale e con le mie considerazioni personali. Bene ragazzi, oggi è il giorno dopo l'applicazione, ho preferito farvi vedere il risultato il giorno dopo anche perché l'ho tenuto su quasi 6 ore ieri sera, tantissimo, ho superato il mio record, e però ragazzi devo dire che ne è valsa la pena perché il colore è venuto fuori una meraviglia. Come potete vedere ho questo bellissimo cioccolato caldo e la cosa fantastica è che, come avete potuto vedere voi stesse nelle foto, i miei capelli bianchi sono completamente spariti, si sono volatilizzati, e sono troppo troppo contenta perché applicare appunto una tinta con delle erbe tintorie che non ha dentro schifezze e non è chimica e può solo far bene ai vostri capelli, e in più riuscire al contempo a coprire i capelli bianchi, per me è un grandissimo successo, quindi non vedevo l'ora di condividere con voi questo altro mio segreto di bellezza. Spero davvero che questo video vi sia stato utile, fatemelo ovviamente sapere giù nei commenti o tramite un bel like, e se avete altre domande che volete farmi magari scrivetemi sotto nei commenti, poi farò un video apposito con le vostre domande inerenti all'ennea. Io vi mando un grandissimo bacione e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!